Caro energia, bollette e aumenti indiscriminati con comunicazioni di modifiche unilaterali da parte dei maggiori gestori di energia elettrica. Vi consiglio di guardare questo video. Quanti di voi in questi ultimi giorni hanno ricevuto delle modifiche unilaterali dai propri gestori di energia elettrica? Beh, anche io, anche a me è arrivata una comunicazione. Peccato che sono un avvocato attento, peccato che ci sono molti consumatori attenti e che hanno rappresentato delle lamentele consistenti e corpose all'antitrust, naturalmente l'authority garante dell'energia e del mercato. Vediamo di cosa è successo. E questa l'Agicom appunto è intervenuta pesantemente e a gamba tesa su questo. Segnalazioni e in quanto c'è un decreto aiuti bis. Il decreto aiuti bis, infatti, ha previsto una norma importantissima per quanto riguarda il caro energia, quindi ha fronteggiato proprio questo grave problema, prevedendo che non si potevano applicare degli aumenti unilaterali dal 10 agosto fino al 30 aprile del 2023 e quindi per quasi diciamo un anno. Sostanzialmente però alcune importanti diciamo così, imprese nell'ambito energetico, e faccio dei nomi specifici perché sono ormai pubblici in quanto l'antitrust li ha colpiti direttamente con questo provvedimento di sospensione degli aumenti. È un provvedimento per ora cautelare, quindi vedremo l'evoluzione nei prossimi giorni. Si tratta di Acea, A2A, Enel, Eni, Edison, Engie e Area, e quindi naturalmente questo è uno dei 7 provvedimenti, quindi ce ne sono naturalmente dei precedenti. Si tratta in totale sostanzialmente di 25 imprese che hanno inviato a raffica milioni di comunicazioni di recesso anticipato, di disdetta, dicendo che cadevano i contratti e che quindi dal 1° gennaio entravano in vigore le nuove tariffe con degli aumenti incredibili, perché se fate un mero conto vi rendete conto di quello che potremo andare a pagare da gennaio in avanti. Ebbene, l'antitrust è intervenuto per ora segnalando e sospendendo questi aumenti, richiamando pesantemente per naturalmente violazione di quelle che sono le previsioni, e dicendo che ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia riconosciuto il recesso da controparte, è comunque illegittima e inefficace, perché naturalmente va in deroga a una norma del decreto aiuti bis, in particolare l'articolo 3 del decreto legge 115 del 2022, che appunto prevede il divieto di aumento in questo lasso temporale 10 agosto 2022, 30 aprile 2023. Per questo periodo le autorità hanno disposto naturalmente queste previsioni. Staremo a vedere cosa poi succederà. Nel caso in cui però ci siano delle comunicazioni, sarebbe anche importante mandare dei reclami. Ogni compagnia, ogni fornitrice ha un centro reclami o comunque ha una PEC dove può ricevere naturalmente il reclamo, basandosi proprio su questa normativa. Quindi fate attenzione e ci vediamo, tenetevi aggiornati seguendoci ogni settimana sul nostro canale YouTube.